Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Ed ora alziamoci in piedi per ascoltare gli inni nazionali. Ecco come si schiereranno le due squadre. E ora si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. La gioca a sinistra, ci prova con un pallone profondo. La gioca in aria. Spinazzola. Sulla destra. Berardi. Barella. Vede lo scatto e cerca la profondità. Florenzi. Ci prova. Il portiere si oppone. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Buona la conclusione. Jorginho. Pronto dalla bandierina. Allontana deciso. Ha la possibilità di andare verso la porta. C'è il retropassaggio. Jorginho. Ci mette una pezza. Intervento provvidenziale suo. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova a prolungare. Intervento fondamentale. Jorginho si spinge in avanti. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ecco il filtrante per Immobile. La gioca sulla destra. Cercano un'azione veloce. Mette la palla dentro. Splendida reazione del portiere. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Trajkovski. Berardi. Jorginho. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Pallone interessante in verticale. Deve solo tirare. Ecco il filtro. Può provare. E c'è il gol. E segnano il primo gol dell'incontro. Ovviamente esultano, un gol è un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. And he's done it! It's a goal, thanks to... After 29 minutes is... Number 17... Ciro Immobile! A 0 dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Prova a darla profonda nello spazio. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Sceglie di andare per vie verticali, ha spazio sulla fascia. Immobile con il fallo, non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. E guardaline ha alzato la bandierina, è fuori gioco. Bonucci. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Trajkovski. Jorginho. Spinazzola. Trajkovski. Errore qui, pallone sprecato. Spinazzola. Jorginho. Prova a darla profonda nello spazio. Si libera la grande. Cross di Florenzi. There will be 1 minute added time. E l'arbitro ha visto una deviazione e quindi ha concesso il calcio d'angolo. L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara, determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 e siamo nell'intervallo. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. E passa! Elegante! Grande occasione! Lungo passaggio in avanti. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Cross di Lorenzi, qui deve tirare, non è riuscito a buttarla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Grave distrazione qui, la palla va sul palo, ci prova con un pallone profondo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bonucci. Barella. Jorginho. Giorgi, è un grande riflesso qui. Non si passa, ottima parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Florenzi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Va lungo sull'altra fascia. Cerca uno spazio sulla fascia opposta. Bella apertura. Azione fallosa, nessun dubbio. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Può cercare il taglio in mezzo. Riceve in vuole tirare.
un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Berardi. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Immobile! Infilza il portiere! Ora doppio vantaggio per loro. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate. Berardi al quarto uomo. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Traversone in arrivo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ecco, parata di Donnarumma. Di nuovo lui. Hanno trovato il gol. E non poteva mancare un'occasione del genere. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. And he's done it. It's a goal thanks to after 71 minutes is. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Lorenzo Insigne. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Ecco Immobile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Due sostituzioni in rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Florenzi. Barella. Berardi, buona occasione. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Pronto al tiro. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Intervento strepitoso. Subire un gol ora avrebbe reso difficilissima la situazione. Allarga il gioco a destra. Se ne va. Sceglie di andare per vie verticali. Movimento brillante alle spalle della difesa. Prova a cross in aria. Ecco il tiro! Qualche istante sarà tutto finito. Two added minutes has been indicated. Lorenzo Insigne oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Vediamo se può capitalizzare. Occasione da rete. Palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli dagli esterni. Questa strategia si è rivelata vincente e ha permesso loro di prendere il sopravvento e conquistare la vittoria. Quando riesci a mettere all'interno dell'area di rigore tanti cross come...